Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orcuverde. Vi spiegherò un glitch appunto per livellare velocemente su Rocket League. Questo glitch ragazzi non è un proprio e vero glitch, ma diciamo che più che altro è un metodo per livellare velocemente che al momento nessuno ragazzi sfrutta e quindi io ragazzi cerco di aiutarvi con questo video. Semplicemente dovete appunto essere in una partita privata con un vostro amico che vi aiuta a eseguire il glitch. Una volta fatto ciò, dovete semplicemente avviare la partita e il vostro amico, oppure voi, uno di voi due comunque dovete rimanere nella porta in modo che bloccate la palla. Ragazzi, è veramente molto difficile, ve lo dico, non è facile. Io praticamente sto parlando dopo perché era veramente molto complicato farlo e parlare nello stesso tempo. Mi è uscito dopo veramente parecchie ore, quindi dovete provare e riprovare perché assolutamente non è facile, perché facevo sempre autogol oppure segnavo, eccetera eccetera. Comunque sia ragazzi, questo mini glitch diciamo funziona per tutte le console perché non è neanche un glitch, però lo possono usufruire tutti e mi raccomando fatene uso anche perché è praticamente legale, quindi non rischiate ban, niente ragazzi, cioè è proprio normalissimo in privata livellare con un vostro amico. Passiamo invece al secondo metodo per livellare velocemente sempre su Rocket League. Semplicemente vi fate tirare in porta dal vostro amico, anche semplicemente toccandola senza spingerla forte, in modo che guadagnerete 25 RP, diciamo, ogni volta che respingete la palla. Mi raccomando, dovete essere vicini alla vostra porta, altrimenti non vi dirà che avete parato il tiro. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, un commento, iscrivetevi al canale, da Orco è tutto, non ci vediamo al prossimo video, bella!